Vittoria doveva essere, vittoria è stata qua a Roma contro la Res, mister, dopo un primo tempo un po' difficoltoso, forse anche il caldo, un po' di stanchezza, un po' di tensione perché bisognava vincere e portare a casa questo risultato. Secondo tempo, tutta un'altra faccia, tutto un altro discorso. Sì, il primo tempo eravamo molto contratte, c'era molto caldo, e era anche un po' normale, credo, sentivano un po' la partita le ragazze. Poi al secondo tempo siamo entrate con la testa un po' libera, siamo state brave a fare gol su palla inattiva, su un calcio d'angolo, dopo abbiamo conquistato due rigori che c'erano tutti e due, ce n'era già uno il primo tempo, un fallo sulla Valentina Giacinti, però abbiamo creato tre o quattro palle gol. Il secondo tempo, oltre ad aver fatto dei gol, quindi sono veramente felice per le ragazze perché meritano questo. Il passaggio, la sconfitta di sabato scorso è già superata. Questa qua è una grande prestazione, la prestazione del cuore, la prestazione di squadra e, come detto prima, sono felice per loro. Sì, anche perché qua vince la Roma non era assolutamente scontato, visto che in questo momento forse anche le energie si stanno un po' affievolendo sempre di più. Abbiamo visto appunto anche una Juventus che ha vinto con fatica in casa, quindi le due squadre di testa stanno facendo fatica forse anche proprio per una questione di stanchezza. Abbiamo tirato la carretta tutto l'anno, sia noi che loro, che tutte le squadre, quindi credo che sia una cosa normale. Oggi, come ho detto prima, c'erano 30 gradi, e non è facile, poi giocare sul sintetico i gradi sono alzati ulteriormente. Noi dal canto nostro, questa qua è una bellissima iniezione di fiducia che ci permette di andare a giocare la partita di Coppa mercoledì contro la Juventus con una carica in più. Oltre alla bella vittoria che abbiamo fatto 15 giorni fa, abbiamo un'altra occasione per dimostrare che ci possiamo stare benissimo anche noi. Finalmente anche Mister Piovani torna in panchina dopo oltre una partita e mezza fuori. Adesso c'è anche questa bella cosa che le consente di vivere in prima linea la prossima partita. Aggiungo ingiusta, però hanno deciso questo, va bene. Vivere dalla panchina è tutta un'altra cosa, anche perché le ho portate di mano. Fuori si soffre di più. Però vedere prestazioni come quelle del secondo tempo delle ragazze, vederle fare delle giocate importanti, questo incoraggia moltissimo. Mister. Grazie a te. Con l'allenatore in seconda Alessandro Oro. Allora, mister Oro, oggi è stato in panchina per la seconda volta dopo l'esperienza a Firenze. Forse inizia anche a portare bene, no? Bel risultato dopo un primo tempo un po' sofferto. Le ragazze sono venute fuori bene nel secondo tempo. Sì, le ragazze a fine primo tempo gli avevo detto che mancava un po' di cinismo, un po' di rabbia, un po' di sacrificio da parte di tutte e nel secondo tempo infatti si è visto, abbiamo accelerato quell'attimo per portare a casa la vittoria. Comunque le ragazze sono state ancora una volta brave e la vittoria penso che non si discuta. Vittoria che lo dicevamo anche con Mister Piovani non era scontata perché qua a Roma è un campo da sempre ostico, Roma che era in cerca di punti per la salvezza aritmetica, quindi vittoria che viene avvalorata ancora di più da questi fattori. Beh, sì, come dici tu, l'ho detto anche prima della partita, è una squadra tosta, che è tecnicamente valida, è giovane che ha corsa e di conseguenza dovevamo stare attente e le ragazze sono state brave, perché come dici tu non era scontato e si può dire che vale doppio, di conseguenza andiamo avanti su questa strada. Forse nel primo tempo si sentiva anche un po' di tensione dopo la sconfitta di settimana scorsa, anche un po' questo obbligo di vincere a tutti i costi. Oggi si è fatto un po' sentire sulle gambe, sulla testa delle giocatrici. Sì, forse anche quello, anche se in settimana abbiamo recuperato mentalmente, primo tempo forse ci sta anche quello, non siamo dei robot, sono delle ragazze brave, umili e di conseguenza ci può stare anche magari che si pensi ancora a una partita persa in quel modo, poi però dopo alla fine glielo ho detto nell'intervallo e nel secondo tempo sono state grandiose. Ultima domanda, adesso c'è la trasferta di Coppa Italia a Torino, come andrà gestita sul piano delle energie, soprattutto questa gara? Ma una partita difficilissima lo sappiamo, mentalmente bisogna ricaricare le pile e lo faremo sicuramente domani con un giorno di riposo, lunedì con l'allenamento e prepariamo bene la partita per Torino e come sappiamo fare, come abbiamo sempre fatto in questi 9 mesi e andiamo là a affrontare una grandissima squadra, lo sappiamo, però ce la giochiamo. Grazie, mister. Grazie a voi. Siamo con Federica Di Criscio che oggi ha giocato un'ottima partita in difesa. Federica, allora, com'è andata? Oggi è una partita difficile qua a Roma, un campo ostico da sempre.
una Roma che cercava i punti salvezza, voi siete riusciti dopo un primo tempo un po' difficoltoso a venire fuori a testa alta. Sapevamo che comunque questo campo non è facile, loro avevano bisogno di punti come noi sapevamo che non potevamo più sbagliare, quindi abbiamo avuto delle difficoltà, forse il caldo, ma c'era anche per loro, dovevamo essere più determinate, forse più cattive, l'abbiamo presa forse un pelino sotto gamba, ma poi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Non bisogna guardare le avversarie, ma anche oggi la Juventus ha faticato contro Ravenna in casa, è un segno forse che entrambe le squadre che hanno trascinato il campionato finora sono un po' stanche, sono un po' legittimamente stanche. Beh, sicuramente siamo arrivati a fine campionato che non ci siamo risparmiate, però noi dobbiamo continuare a guardare il nostro cammino e non possiamo più sbagliare, poi quello che succederà a Torino si vedrà alla fine. Grazie Federica. Grazie a voi.